Se il 2023 sarà probabilmente ricordato come un anno nel quale il traffico ha mostrato qualche difficoltà, in particolare per l'eccessivo costo dei noli, il 2024 rischia di essere davvero l'anno nero dei container. Bisognerà infatti verificare, numeri alla mano, se la cosiddetta crisi del Mar Rosso, conseguente alle tensioni internazionali nel Medio Oriente, avrà ripercussioni anche sul porto locale. Ma la crisi dei contenitori a Civitavecchia, da sempre Cenerentola, a livello nazionale, parte purtroppo da lontano e sembra non finire mai. Anche perché il 2023 ha fatto registrare un forte decremento della movimentazione di TEU rispetto al già poco degli anni precedenti. Stando alle prime stime, la movimentazione complessiva tra pieni e vuoti dovrebbe attestarsi attorno alle 100.000 unità, un passo indietro rispetto al recente passato, che aveva visto il 2019 toccare il record relativo, secondo le teorie di Einstein, di 112.249 TEU, nonostante i quali comunque Civitavecchia era rimasta negli ultimi posti delle classifiche nazionali. Poi era arrivato il Covid e il biennio 2020-2021 aveva visto ridiscendere la movimentazione, rispettivamente 106.695 e 110.248 TEU. Il 2022, preceduto e accompagnato da roboanti annunci sulla capacità di attrazione del terminal locale, aveva visto una modesta inversione di tendenza, con ritorno alla quota di 112.000 dell'era di Di Maio. Ma lo scorso anno, come detto, si è tornati gamberescamente indietro. E il 2024 rischia di essere addirittura peggiore per ragioni anche di carattere internazionale. Insomma, a 18 anni dal rilascio della concessione, il terminal gestito dalla RTC, ovvero da MSC, quella che punta su Civitavecchia, NDR, proprio non riesce a decollare e a garantire allo scalo marittimo locale i livelli di traffico attesi e promessi, rimanendo distantissimo da altre realtà dove i contenitori garantiscono lavoro e benessere. Eppure, a quanto pare, anche nel 2023 MSC avrebbe consolidato la sua leadership a livello nazionale, un primato ottenuto già nel 2022 con un colosso dello shipping e non solo, che era arrivato a toccare la quota del 32,5% del traffico dei container. Un primato che però a Civitavecchia non si è visto né sentito. Ma a Civitavecchia, si sa, non interessano i fatti concreti, suffragati dai numeri, interessano le chiacchiere e lì il primato è assicurato.